sono anni, allora intanto devo dire che in questi ultimi giorni ho avuto due conferme incredibili. Uno che addirittura ha mandato un video, me l'hanno passato qualche giorno fa, dal Sudafrica, che ha messo in piedi una cambiale sociale praticamente uguale, non so se l'hai vista. E c'era un'altra cosa che ho sentito in questi giorni di qualcuno che già in passato, oltre ad Abramo Lincoln, Hitler e altri, un altro ancora che adesso in questo momento non mi ricordo più, aveva realizzato qualcosa di analogo. Quindi vuol dire che questa strada è una delle possibili strade più fattibili e percorribili. Adesso poi le diciamo, possibili utilizzazioni della cambiale sociale non sono neanche state tutte magari messe in chiaro, perché sicuramente ci avrà anche altre potenzialità che si potrà, per esempio, un'altra cosa importante, mentre per le aziende per le imprese con le cambiali privilegiate dai la possibilità di avere un credito comune dato praticamente dalle altre 500 aziende che entrano nel circuito, sono loro che ti finanziano, perché all'interno del circuito tu puoi dire va bene, io c'è la Marangoni che fa le gomme, preferisco che le gomme, le pneumatici le costruisse la Marangoni piuttosto che la Firestone, che è filippina e le produce qua in Italia, preferisco farne, e quindi noi 500 soci all'interno del circuito ci autotassiamo in cambiali sociali e gli diamo 500.000 euro di contributo per fare le cose. Allora, la risposta, io condivido al 100% quello che tu dici. Quello che volevo però sottolineare è che accanto al piano comunitario dovrà sorgere per forza un piano politico, e io sul piano politico quello che vorrei che porto avanti sempre più disperatamente è l'idea della democrazia plebiscitaria, perché la democrazia diretta plebiscitaria ci permette di cambiare le regole del gioco, nel senso che tu mi hai parlato adesso della legge di testo unico bancario del 93, io devo, io, popolo, gente, massa di persone coscienti, devo avere la possibilità con un referendum propositivo di cambiare o abrogare certe, adesso no, ma è quello che ne dobbiamo fare, non lo possiamo fare, perdonami, perché si possono cambiare le regole, se noi cambiamo le regole, cosa che si dovrebbe fare in senso propositivo, noi possiamo, dobbiamo arrivare a creare una democrazia referendaria, che non è la democrazia diretta di ma non lo puoi fare per costituzione, questa costituzione devi fare rivoluzione, si può cambiare, io sono per cambiamento, perché sennò che cosa stiamo facendo? Un cambiamento per fare il referendum propositivo, cioè io voglio abrogare quegli accordi, il WTO, la comunità europea, l'euro, vogliamo, ma siamo tutti d'accordo, e cambiare questi testi, perché questo serve a democrazia diretta, non fare come fa Grillo, che voto per sé, io mi devo parlare la parola, no, ma per fare delle elezioni, dei plebisciti mirati al cambiamento, questo che dobbiamo fare. Porca idea, scusatemi, io Giusi, perdonate, chi deve parlare? Io, semplicemente per una domanda. Prego. Mi aspetta, se no non vieni nella... Scusami, vai. Ciao Peter, stai ancora così? Che mi dà? Mi sta la gomma? Ciao Peter, invece. Oh, mi raccomando, Ma sei caduto? Non era però qui. Hanno fatto un casino di non so se è una domanda di Peter. Ah, vai via? Noi ci siamo visti alla presentazione dell'Italia di Danilo Campanella. Scusa, sta recitando. Sì, sta recitando. Non so se devi dire, ma io lo faccio. Allora, se noi all'interno del circuito iniziamo la cambiale sociale, no? Per esserci i beni, dei beni potrebbero essere mari, secondari, e questa cambiale sociale viene convertita in euro, viene convertita ad un milione di euro. Alza la voce, se non ti sente nessuno. Signore, ma se utilizzo la cambiale sociale, io la scambio con te, la scambio con la signora che c'è
negozio, la scambio con l'altro signore che già fa il consulenza, no? Io che ho il negozio, come faccio poi a pagare una tassa sul bene che io sto dando all'altra persona che mi chiede come faccio a pagarci la tassa? Una volta che utilizzo questa tassa. Allora, brava, bella domanda. Allora, due risposte. Una, la, aspetta che te la leggo. Sì. Poi scusate, ma come la chiami deflazione? Stagflazione. Stagflazione. Sembra una follia. Non c'è circolazione. No, è quella che viviamo oggi noi. Non c'è circolazione di moneta. C'è un aumento di prezzi dei beni primari e la gente non compra. La stagnazione. Ci sta insieme, in giro, grazie. Scusa, posso essere volgare? Ci stanno prendendo per il culo. Allora, no, ti voglio far leggere. Però la crescita dei prezzi. Ecco. Sì. Allora, due cose importanti. La cambiale è una promessa di pagamento, secondo la legge internazionale, la convenzione internazionale e anche la Regio Decreto 1699 del 33. Allora, la cambiale è promessa di pagamento e non rileva per la fatturazione. Gli imprenditori non sono dunque obbligati a rilasciare contestuale fattura se il pagamento avviene con cambiali a scadenza. A questa importante conclusione è giunta la sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 7348 del 2003 a chiarimento di un punto fino ad oggi molto controverso. La normativa IVA, invece, prevede l'obbligo di emissione della fattura al momento di effettuazione dell'operazione e di seguito scaturisce l'obbligo di versamento dell'imposta. La corretta identificazione del momento in cui l'operazione si ritiene effettuata è pertanto di rilevante importanza e l'articolo 6 del DPR 633-72 precisa che ciò si realizza all'atto della consegna dei beni, ovvero, se precedente, contestualmente al pagamento totale o parziale della vendita. Quest'ultimo aspetto è disciplinato dal comma 4 del medesimo articolo 6 ed è proprio su questo argomento che sono sorte notevoli controversie, e cioè nel caso di pagamento che non avvenisse con denaro o effetti a vista, risultava difatti molto incerto se considerare a fini IVA come avvenuto un pagamento effettuato con cambiali a scadenza. Le commissioni tributarie si sono ripetutamente pronunciate a favore della tesi che ritiene avvenuto il pagamento al semplice rilascio della cambiale, seppure con scadenza futura. E ciò ovviamente comporta un immediato pagamento dell'IVA sulle fatture. Un esempio concreto, un imprenditore riceve in acconto di una vendita futura un pagamento con cambiali per 120.000 euro aventi scadenza fra 180 giorni. Secondo questa tesi, quella che appunto andava per la maggiore, deve emettere immediata fattura per sale IVA relativa di oltre 20.000 euro, quindi ben prima della scadenza delle cambiali, quindi anticipa i soldi delle tasse. Fra tante sentenze conformi a questa tesi si veda quella pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sezione 4, numero 253 del 18 dicembre 2001, con la quale i giudici evidenziavano che la cambiale, quale titolo all'ordine astratto, autonomo ed esecutivo, può circolare facilmente essendo utilizzata come mezzo di pagamento. Può essere monetizzata anche prima della scadenza mediante l'operazione di sconto. In buona sostanza, la cambiale va considerata un surrogato della moneta e come quest'ultima il suo rilascio costituisce il pagamento del pattuito corrispettivo, però solo nel caso in cui le cambiali vengono rilasciate con la clausola non cedibile, ex articolo 1260 del Codice Civile, non potendo il possessore delle stesse realizzare il corrispettivo prima della scadenza. Il momento impositivo sorgerà quindi al momento della scadenza. Questa chiarissima sentenza riassume larga parte della giurisprudenza favorevole alla tesi sostenuta dal Ministero delle Finanze, che vedeva così assicurato un gettito di imposta fin dalla data di rilascio dei titoli, indipendentemente dal loro effettivo pagamento futuro. Ma la tesi contraria, quella appunto che dicevo io qui e che
diciamo, sto facendo notare in questo momento è la tesi contraria è prevalsa nell'importante sentenza della Suprema Corte in commento. I giudici di illegittimità, quindi che fa giurisprudenza questa sentenza, hanno di fatti ritenuto che il vaglia cambiario contiene la promessa incondizionale di pagare una somma ad una determinata scadenza. Ne consegue che la pretesa di voler riconoscere verificato il presupposto impositivo al momento della sottoscrizione delle cambiali, per l'importo integrale di esse, anche per quelle a scadere, è erronea. L'emissione di pagherò cambiari può configurare obbligo di pagamento di emissione di fatture per prenditore solo nella parte in cui l'obbligo di pagamento sia attuale, ma non anche per la parte dell'importo per cui il debitore abbia semplicemente promesso il pagamento. Né appare rilevante la considerazione circa l'autonomia e astrattezza del rapporto cambiario, che consentirebbe al prenditore di avere benefici economici dall'emissione attraverso la cessione del titolo e lo sconto bancario. L'obbligo di fatturazione è fatto derivare dalla legge del pagamento, non dalla semplice promessa della prestazione. Il principio focalizzato dalla Suprema Corte risulta quindi fondamentale in importanza per evitare agli imprenditori di anticipare il versamento dell'IVA su operazioni di tipo similare. Cosa prevede la legge? DPR 633-72, articolo 6, comma 4, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia messa fattura o sia pagata in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto dalla lettera D bis del secondo comma. Per estensione logica e diritto, lo stesso ragionamento vale nei confronti di ogni tassazione. Quindi, se tu fai una cambiale a 4 anni, le tasse si pagano a 4 anni. Okay. È chiaro? Quindi sempre in euro? Domanda? Tra 4 anni vedremo cosa succede. Però sempre, è certo. Quindi sempre in euro. Quindi, prima che scade la cambiale, l'imprenditore, se capisco bene, la deve emettere con il corrispettivo della fattura. No, mettiamo che io sono... Tu fai una cambiale a 4 anni? Sì. No? Paghi le tasse a 4 anni. Ah, ok. Tu che hai preso la cambiale. Ma io come ci ho guadagnato? Che tu chi? Io però, prendendo questa cambiale sociale... Io ho preso un bene di lei e lei mi ha dato la cambiale sociale, cioè il contrario. Lei c'ha un bene, io vado da lei. Ma se tu sei un privato cittadino devi pagare nessuna tassa. E lei? Devi pagarla solo se vai oltre i 12.000 euro. Lei dopo 4 anni ha accumulato una serie di cambiali sociali che c'è negozio. Lei dovrà pagare le tasse dopo 4 anni. Quando scade la cambiale a 4 anni? Ma con la cambiale come ci ha guadagnato lei con la cambiale? La dà in pagamento. Ha preso i soldi. La dà in pagamento. Se no non li prenderebbe. La cambiale non è che se la tiene in cassetto in casa lei. La dà in pagamento. A chi? Al suo fornitore. Al suo fornitore. O a un altro dove deve comprare qualcosa lei. Non lo so. Non ho capito. Non hai mai pagato una cambiale? No, non mai. E bisognerebbe mettere in mezzo lei che ha vinto il negozio e comincia a vedere, di ricomincia a vendere cambiali. Adesso sta lei. Lei sarebbe più idoneo. Fare nulla, si deve creare lui. No, ma lì il cambiale che gli dà il pagamento a quello che vende. Allora, se no lo dà un suo collega. Visto che ne abbiamo parlato varie volte, adesso vedo una cosa. Sì, ma lo dobbiamo finire perché la gente si stupa. È finita. Allora, non so che cacchio. C'è qualcun altro che deve intervenire? Allora, no. Tu sei imprenditore o privato cittadino? Seguiamo qualcosa? Imprenditore o privato cittadino? Privato cittadino? Dai una privata compilare, 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 compilare. 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 Almeno. Assolutamente sì. Puoi essere. Compilare. Non viene in mente l'idea di mettere in piedi qualcosa. Oh. Anche te, vai. Ecco, perché, no, io non voglio compilare. Dobbiamo quasi finire perché inizieranno l'incognito. Inizieranno la musica e non. Esatto, non possiamo parlare.
andare a ballare, Giovanni? No, lo devi firmare, lo devi continuare qua. Attivo, eh? Beh, non lo compilate? Non lo compilate. Ma i 30 euro in cambio? No, 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 non lasciate i 30 euro. Siamo in quattro gatti, 30 euro. Cancellalo, cancellalo. No, va bene, 30 euro cambiali. Sì, vabbè, ma non, non l'ho portato adesso. Le darai. Ma tu le hai prese quelle poligrafiche? No, no, quelle nostre. Che c'entra il poligrafico? No, perché una volta per esempio sei stato con un mazzetto di quelle poligrafiche. Chiudo.